Ciao a tutti, ci troviamo qui con il compagno Mimmo Loffredo, operaio della Fiat di Pomigliano, che ci spiega un po' qual è la situazione in fabbrica alla luce dell'emergenza coronavirus e dopo lo sciopero spontaneo di ieri 9 marzo che ha fermato la produzione per circa un'ora. Ciao, allora innanzitutto la situazione in fabbrica è stato un crescendo di preoccupazioni perché come potete immaginare c'è stato un crescendo di appelli a restare in casa, a stare lontani gli uni dagli altri e noi ci siamo resi conto da subito tutti gli operai che questa difficoltà era enorme in fabbrica, cioè quella di mantenere le distanze di sicurezza e di avere un minimo di garanzia che non si venisse a contatto con persone che abbiano magari già avuto il coronavirus, magari asintomatici, e questa cosa ha creato un problema e un disagio non indifferente. La preoccupazione è cresciuta nei giorni, tanto è vero che ci sono stati già degli incontri precedenti con l'azienda per cercare di mettere in campo delle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori in fabbrica. Il problema è che inizialmente queste misure sono state misure molto blande, cioè inserire dispenser di amochina fuori alla mensa o fuori all'infermeria, distanziare i tavoli nelle mense, ma il problema è che nelle attività produttive, nella pratica quotidiana del lavoro da svolgere, è quasi impossibile riuscire a dare atto a quelle che sono le disposizioni governative, che tendono a distanziare i lavoratori gli uni dagli altri almeno di 1 metro e insomma, che in qualche modo non danno la possibilità ai lavoratori, ecco, di tutelarsi in tutto e per tutto. Chiaramente con la crescente preoccupazione, questa cosa ha avuto già dei primi riscontri con un po' di lavoratori che chiaramente o si sono messi a malattia perché influenzati o comunque venivano al lavoro con un forte disagio. Questa cosa ha provocato insomma una rabbia crescente che è sfociata poi ieri nello sciopero che si è tenuto nell'unità di montaggio per circa un'ora. Qual è stata quindi la pretesa degli operai che hanno fatto sciopero ieri e qual è stata poi la risposta dell'azienda alla luce, diciamo, di queste richieste? Allora, gli operai chiaramente volevano semplicemente essere messi in condizione di poter lavorare, perché pensiamo che gli appelli e la campagna "Io resto a casa" non è una campagna che può essere portata compiuta all'interno dei luoghi di lavoro come la FCA di Pomigliano. Ci sono postazioni di lavoro che vedono nel giro di qualche metro 3-4 lavoratori lavorare spalla a spalla, senza nessun tipo di protezione, mascherine, guanti o quel che sia, e questa cosa chiaramente provoca una preoccupazione. Quindi le richieste erano chiaramente di poter essere messi in condizioni di poter lavorare. Credo che sia molto complicato trovare delle soluzioni per dare la possibilità ai lavoratori di non entrare a contatto tra di loro in un'azienda grande che conta circa 4.500 lavoratori più altre ditte esterne. E quindi insomma si è arrivato ieri con lo sfociare di uno sciopero spontaneo di un centinaio di lavoratori su un'ute del montaggio, coperto dalla sola FIOM perché gli altri sindacati non hanno dato copertura a quello sciopero, e questa cosa è rientrata semplicemente perché c'era la possibilità di avere subito un incontro con l'azienda. C'è stato un incontro con l'azienda, ma in quell'incontro, insomma, si è preso ulteriore tempo la Fiat per dare delle risposte. Io credo però che lo sciopero abbia accelerato una risposta da parte dell'azienda, tant'è vero che a poche ore poi da quella riunione, con un nulla di fatto, si è arrivato però alla chiusura dei siti produttivi della Fiat, a livello nazionale, prima a Pomigliano, ma poi anche a livello nazionale, man mano a ricaduta. E quindi questa cosa, diciamo, dimostra che l'azione dei lavoratori aveva un senso ed ha un senso, perché le campagne di "stare a casa, io resto a casa", che continuamente in TV continuano ad essere martellanti, in fabbrica oggettivamente hanno delle contraddizioni enormi. Mettere insieme lavoratori che vengono da tutta la Campania in posti molto stretti e angusti, in postazioni di lavoro dove bisogna stare molto ravvicinati ad altri colleghi,
oggettivamente cozza con le disposizioni che sono state fatte a livello governativo. Non stare in luoghi affollati è una di quelle disposizioni, è una cosa che in fabbrica non esiste. Non stare a 1 metro di distanza, un'altra cosa che non può essere attuata ad oggi con i ritmi attuali, ma io credo anche riducendo i ritmi. Poi ovviamente la Fiat adesso ha preso tempo per dare delle disposizioni per garantirci la tutela e la salute dei lavoratori, vedremo quali saranno e da lì poi capiremo se sono adeguate o meno. Dunque, cosa ti aspetti, diciamo, da un punto di vista delle soluzioni che possono essere offerte dall'azienda nello specifico e più in generale da parte del governo, quindi per fare fronte, insomma, all'eventuale contagio da coronavirus all'interno dei luoghi produttivi, quindi tutte le aziende italiane? Allora, io parto da un presupposto, credo che la salute degli umani in generale, e ovviamente se parliamo del caso Italia, quindi degli italiani, abbia un valore molto più alto del profitto di un'azienda. Quindi io credo che a livello governativo probabilmente i decreti che sono stati fatti fino ad oggi sono dei decreti che hanno avuto paura di bloccare la produzione per ascoltare, diciamo, il volere degli industriali, di tanti industriali che in qualche modo hanno provato in tutti i modi a tutelare i loro profitti. Credo però che se c'è sulla bilancia il profitto da un lato e la salute degli esseri umani dall'altra, credo che non, la risposta sia banale su quale abbia più peso. Per quanto riguarda noi lavoratori in fabbrica, il peso maggiore è assolutamente quello della salute e quindi per noi il decreto legislativo doveva avere il blocco delle produzioni. È una cosa a cui ovviamente proviamo ad arrivare. Nel frattempo, ovviamente ci saranno delle risposte aziendali, valuteremo quelle risposte. Si parla di un abbassamento della cadenza per riuscire a tenere i lavoratori il più possibile distanti gli uni dagli altri, perché abbassando la cadenza c'è la possibilità magari di fare delle postazioni e di spostare delle postazioni più in là e quindi di garantire quel metro di distanza tra un lavoratore e l'altro. C'è da dire però che la preoccupazione non cala, anzi aumenta, visto che proprio oggi c'è stato un caso di una fabbrica adiacente alla nostra, che è l'Avio, e che fondamentalmente ha aumentato ancora di più la preoccupazione dei lavoratori. Credo che la salute dei lavoratori vada al di là del profitto, quindi io credo che dovremmo arrivare alla chiusura totale delle produzioni fin quando esisterà questa emergenza così ampia. Badate bene, i lavoratori che stanno all'interno dello stabilimento di Pomigliano vengono da tutta la Campania, quindi capirete che il rischio di contagio e di diffusione del virus può avere un effetto a catena molto ampio. Molti lavoratori a casa hanno bambini o anziani con cui hanno a che fare, che stanno nel proprio tetto coniugale, nella propria casa, e oggettivamente molti lavoratori si chiedono come mai dobbiamo stare tutti chiusi in casa e poi dall'altro lato invece andare a lavorare ed avere paura di essere contagiati e magari di portare questo virus all'interno delle mura domestiche per contagiare anche dei familiari. Questa cosa è inaccettabile da un punto di vista etico. Ok, grazie mille. Ciao.